Beppe, buongiorno. Buongiorno, rieccoci senza problemi. Esatto, amici, perché noi abbiamo fatto un bel po' di chilometri, abbiamo cambiato addirittura stato e siamo a visitare questa magnifica villa abbandonata. È stata esplorata da altri esploratori, ho già visto parecchie foto. Entrare qui è stato veramente strano perché praticamente c'era direttamente il cancelletto aperto e abbiamo addirittura attraversato una torre medievale. Dopo ve la faremo vedere, ovviamente. Ok, Beppe, abbiamo letteralmente l'imbarazzo della scelta. Possiamo decidere se iniziare da qua oppure da qui dentro. Dove vogliamo partire? Io partirei dalla prima che abbiamo trovato scendendo le scale. Dai, ci sta, ci sta. Ci siamo, amici. Vediamo che cosa c'è qui dentro. Wow, Che lunga sta la mia tela. Sì. Sì, è vero, ma come ha fatto a farla? Alzo un po' la luce, amici, così anche voi potete vedere meglio. E sembra tutto, direi, molto ordinato. Esattamente come il paese in cui ci troviamo. Madonna, cosa c'era? Wow. Ma che roba? Ma che cos'è sta roba? E ci siamo. Mamma, mi avevi detto un cazzo. Andiamo. Ma che corridoio. Madonna, ma guarda qua. Che cazzo, ma guarda là. Ma guarda là in fondo che cosa c'è. Ma dove siamo finiti, Beppe? Ma non me l'aspettavo, ma tu sapevi era così. Mio Dio. Porca miseria, ma che scale sono. Ma guarda il soffitto, Beppe. Ma ammetto, io non ho parole. Ma sembra un museo. Ma veramente, cioè, ma se pensi da dove siamo arrivati, che sembrava tutto praticamente distrutto allora, qua dentro. Ti giuro, quando abbiamo visto che abbiamo settato le camere, mi guardavo in giro e dicevo, vabbè, è un posto un po'. Che... Madonna, che colpo. Cos'è stato? Uno fuori col motorino. Madonna, sì, è vero, sembrava un trapano, sembrava. Sembrava qualcosa qua. Comunque, ma che bella è. Sì, è veramente particolare, amici, come potete vedere è completamente... decorata in ogni punto, cioè guardate anche solamente la bellezza dei lampadari, ma vi giuro, Beppe, cioè vieni di qua. Cioè, ma io sono sconvolto. Ma io sono sconvolto da questo soffitto. Madonna. Cioè, non vedo veramente l'ora di vedere tutto. Il pianoforte che non ci sono neanche cagato. Sì, cioè i pianoforti ormai veramente sono... Con un cacciavite lì. Brutto quel cacciavite, tra l'altro. Boh, Beppe, io ho perso le parole già tipo alla prima stanza, cioè siamo entrati completamente a caso, pensavamo di andare addirittura prima a sinistra. Io sono... allucinato, ma sta parte anche roba. Lucida? Sì. Sembra così. Sembra proprio un effetto voluto, vediamo. Continuiamo, amici, diamo a favore alla diretta. Ok, questo qua è semplicemente, diciamo, un mini ripostiglio. Comunque, ti giuro, non so da dove partire qua. No, nemmeno io. Adesso, giustamente, dobbiamo far vedere bene questa prima... Ma scusami, questo è un orologio a pendolo. Quello che rimane, purtroppo, amici, c'è solamente, sì, c'è solamente, diciamo, l'involucro. Ma guarda qua, Beppe, ma guarda qua che roba. Ma io sono, cioè non lo so, partiamo da sta camera. Sì, partiamo da quella più vicino ai lati, ma guarda qua anche, ma è spettacolare. E la cosa bella è che giustamente noi non l'abbiamo fatto vedere da fuori, gli daresti mezzo euro perché è completamente avvolta dai rovi. Sì, no, ma anche l'ingresso con la sedia di plastica. Boh. Ma poi tra l'altro senti la bellezza, sì. Qua facciamo video ASMR. Sì, cioè amici, vi aspetta giuro. Aspetta che stacco il microfono. Vi giuro che penso sia uno dei pavimenti più puliti, abbandonati, su cui io abbia mai camminato. Pazzesco. No, ma senti il suono che bello. Vi giuro amici che non avevamo assolutamente idea di dove si trovasse questo punto. Sapevo che c'era proprio perché adesso, avendolo visto dalle foto, mi ricordo che questa è la stanza, diciamo, principale, quella più fotografata. Ma quando la vedete dal vivo, soprattutto nel contesto da cui siamo arrivati, che veramente, cioè, l'avete visto dalle prime scene, cioè, fuori c'è letteralmente la foresta. Dentro non ti aspetteresti mai di trovare un luogo del genere. È completamente intatto, pulito, è incredibile. Ma soprattutto, cioè, nonostante sia tutto aperto, nonostante il cancelletto sia aperto, dopo ve lo mostreremo, è tutto in ordine, cioè sembra che veramente non è mai passato nessuno né a rubare né a spaccare né a fare niente, hanno semplicemente visitato la casa esattamente come noi e questa è una cosa bellissima. Niente, Beppe, io cercherei di trattenere l'emozione e di fargli vedere pian piano tutte le stanze esattamente come noi sappiamo fare, che dici? Sì, io sto già iniziando con i dettagli qua perché c'è veramente troppa tanti, roba. Tanti. Thank you.
Tra l'altro, amici, la cosa veramente grandiosa che stiamo notando adesso a furia di fare tutte queste clip che state vedendo sui dettagli è proprio la quantità di dettagli che ci sono. Cioè, voi magari non lo vedete, ma tutto questo muro non è semplicemente rosso, è completamente decorato, cioè è magnifico. E tra l'altro fuori, amici, è realmente tutto così, perché guardate proprio questo strato di natura, questo strato di edera che completamente avvolge tutta la struttura esterna, per cui realmente da fuori voi la vedete solo così e mai direste che sotto c'è una roba del genere. Anche semplicemente da dove siamo entrati è assurdo, ma veramente assurdo, che entrando da questo mini corridoio completamente aperto così si arrivi a vedere questa stanza letteralmente assurda. Il nostro Beppe oggi è poi completamente affascinato da questo luogo. Sì, no, io sono senza parole, non so cosa aspettarmi dopo. Poi tra l'altro, Beppe, ma quanto è bello questo corrimano fatto di corda, eh. Pazzesco, tu pensa, mentre stai per scivolare ti aggrappi a sto coso e ti ammazzi ancora di più. No, è veramente affascinante. Sarà poi bellissimo. Con queste rifiniture ovviamente dipinte, amici, in marmo, sono veramente molto ma molto belle. È pazzesca questa casa. Sì, 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 io non vedo l'ora di salire, ma prima di salire, Beppe, ovviamente dobbiamo vedere tutto quello che c'è in questo piano. Tra l'altro prima abbiamo già visto questa stanza, poi vi porteremo a vedere tutto il resto, ma come potete vedere anche questa è veramente magnifica, con questo bellissimo lampadario con ancora tutte le luci completamente integre. In Italia, se questa casa fosse stata visitata da tanti ladri, purtroppo qualcosa in più sarebbe sparito o anche banalmente rovinato. Tra l'altro qua ci sono stati anche dei vandali, almeno fuori c'erano sbombolettate, eccetera. Sì, sì, ma dentro hanno avuto rispetto. Sentito? Secondo me è rimbombo da fuori. Vicino, però io sentito proprio. Non lo so, Beppe. È strano. Boh, proviamo. Vabbè, nel caso vedo che ci tiene a questo posto. Proviamo ad entrare qua e vediamo quello che è rimasto. Ma guarda qua, oh mio Dio! Ma io prima non l'avevo notato, ma io tutti questi libri. Parlando. Ma guardate, amici, cioè, qua Beppe possiamo ufficialmente dirlo. Cioè, la polvere c'è, ma è uno strato è pochissimo, sottilissimo. Tra l'altro, guardate, è tutto scritto in tedesco. Cioè. Ma che belli che sono questi libri, Beppe. Sono veramente affascinanti, ma come anche questo mobile. È tutto, ma guarda anche qua. Ragazzi, cioè, questo lo sappiamo. Ora lo sappiamo. Vivande. Esatto. Grazie ai vostri commenti. A me spiace che io metta, siamo ignoranti, ma ragazzi... Siamo di un'altra epoca. 90, cresciuti in case moderne. Esatto. Abbiamo avuto la sfiga entrambi di non avere i nonni in montagna. È vero, è vero. Cioè, noi queste robe non le abbiamo mai viste. Cioè, questo per me potrebbe stare in un museo e... È la stessa cosa. Quello che però vorrei far notare è la qualità. Cioè, amici, questo invece è vero marmo. Guarda veramente che bellezza che è. Io sono sbalordito, questa casa qua sembra veramente magica e uscita letteralmente da un film, ma anche tutto questo mobile. Qua è un attimino più visibile la polvere, anche se è veramente, veramente poca. Le finestre. Sì, vabbè, le finestre forse tra le più belle che ci è mai capitato di trovare in un luogo abbandonato. Però prima ho notato una cosa, Beppe, guarda qua. Infatti, amici, quello che volevo farvi vedere è questo qua. Questo sembra a tutti gli effetti quei tipici... Diciamo, come si possono chiamare? Quelle schede tecniche che si trovano nei musei. Tecnica mista, c'è il titolo del quadro, magari, e c'è anche il prezzo. Magari è stato per un breve periodo di tempo questo posto anche un museo. Più che museo, penso un posto dove esporre. Boh, può essere, una galleria d'arte. Mettevi i tuoi quadri e li vendevi, perché quello è chiaramente un... Certo, certo. Un cartellino per vendere. Ma la cosa su cui ci siamo veramente soffermati poco, amici, è questo soffitto completamente decorato. Vi giuro che nel complesso, sommato a tutta la stanza, è un qualcosa di veramente micidiale. Soprattutto questo dipinto di questo pesce.
Sicuramente, amici, questa è una situazione veramente assurda. Non ci aspettavamo di trovare tutto questo in questo modo. Non lo so, come se fosse un mistero, come se fosse un luogo nascosto che dentro poi ti regala tutte queste emozioni. Capita veramente rarissimamente di trovare questo tipo di luoghi e sono veramente affascinato. Come dice Beppe, non so da dove partire, non so che cosa riprendere, proprio perché è talmente tanta qui dentro la roba bella che si fa veramente fatica a trovare un punto bello da riprendere. Vorresti riprendere tutto. Ho trovato delle date. Ok. Ovviamente ti direi di non incorrere, sì, perché certo, c'è scritto tutto. Però qua c'è scritto: nostre prestazioni per sistemare cappella di famiglia presso il cimitero del 93. Del 93, ok. Ma, tra l'altro, guarda il foglio come è messo. Sì, è super pulito, cioè non avrei mai pensato che fosse del 93. Non ha polvere, perfetto. Allora, o magari chi è venuto prima di noi ha iniziato a tirar fuori un po' tutti i documenti. Come del 93? Sì, sì, cioè io nemmeno i file sul computer sono così puliti in ordine del 93. Questo invece è sempre intestato alla stessa persona, deposito idrocarburi del 2009. Accorciamo, 15 anni di abbandono quasi. Si vede comunque da tanti elementi che è una casa molto molto vecchia, anche semplicemente da questi contatori. Guardate questi vecchissimi caloriferi con queste manovelle. E anche qua questo magari doveva essere tipo un termometro, non capisco perché è piazzato qua sulla porta. Sì, che strano che è. Beh, io sono veramente curioso di andare a vedere quella stanza. Tra l'altro entra una marea di luce, anche questa è una cosa misteriosa, non si capisce perché in certi punti la vegetazione non è cresciuta, in altri invece ha completamente coperto la stanza. Qua ci sono delle scale, amici. Guarda questa porta come è stata blindata. Vediamo? Mamma mia. Ma... hanno fatto una bella chiusura. Salvatrice. Ma Ma quanto figa. Ma che roba, Beppe, ma sembra... Non è vista così vecchia, no? Non capisco se sembra provenire dal passato o da qualche film sul futuro. Guarda poi questo LED rosso, che roba. Schultes Super 4. Cioè, questa scusami. Dobbiamo googlarla. Amici, è pazzesco, ma anche semplicemente dentro, guardate. È tutta pulitissima, l'unica cosa sporca giustamente è la chiusura. Ma quanto tutto è piccola il resto... dentro, Matt? Sì, è vero, cioè enorme per un cestello estremamente piccolo. Ma probabilmente non avevano altre tecnologie. Questa secondo me era anche la Ferrari, probabilmente, delle lavastrici. Guarda tra l'altro come si chiudeva, c'era proprio una chiave dedicata. Bellissimo. Cos'è quel foglio a fianco? Istruzioni di servizio, ok. È praticamente il manuale che tu lasciavi qui attaccato. Ma veramente, ma guardate anche il tipo di manovelle, sono tutte affascinanti. E qui dentro, vediamo, guardate, è rimasta ancora la carta igienica e il lavandino con pochissimo sapone rimasto. Che strano, però avevano praticamente il bagno con tanto di finestra che però dava sul bellissimo corridoio che abbiamo visto poco fa. Devo dire, Beppe, che architettonicamente è molto stravagante come casa. Sembra che hanno costruito pezzo su pezzo, non sembra che l'abbiano ideato fin dal principio. È strana comunque, perché c'ha il fuori che sembra quasi anni 60. Sì, beh, un castello da fuori anche in certi punti. In alcuni punti però. Dopo lo faremo vedere. Questa zona qua da fuori non gli davo un euro. Allora amici, prima di proseguire nella stanza, cioè guardate, sono rimaste ancora tutte le chiavi di tutte le aree della casa rimaste perfettamente qui conservate. Ma vi giuro non vedo assolutamente l'ora di vedere questo punto della casa che è... Amici, è magnifico, oh mio Dio, qua c'è pure la TV. Mamma mia, che roba. Ma che roba, ma Beppe... Beppe no, non hai idea. Beppe non hai idea. La cucina. Mamma mia. Mamma mia. È perfetta. È letteralmente perfetta. Addirittura ancora con il guanto sulla lavastoviglie. Chissà che... Che cos'è successo qui dentro, davvero? Sembra una protezione. Sì, sì, sì. Guardate anche che bello questo sistema dove praticamente mettevano appese tutte le cose che gli servivano nella cucina. Ma qua che cosa c'è? Sembra un altro ripostiglio. Sì, sembra un po' più nuovo. Sì, qua è molto pulito. Guardate anche qua. Il soffitto anche è comunque fatto da parecchi anni, però non sembra nemmeno così vecchio come tutto il resto della casa. Guarda che terribile crepa, tra l'altro, Beppe, lì. Cosa ma si vede? Sulla strada? No, così. Questo è un furgone. Questa porta è chiusa da tanto, cioè ha le ragnatele attaccate alla maniglia. Questo è buono. Però siamo proprio attaccati alla strada. Comunque, amici, guardate, cioè qua le crepe sono veramente vistose, veramente larghe, fanno paura. Magari può essere veramente il motivo dell'abbandono. Tantissimi danni strutturali che non valeva assolutamente la pena metterci mano. Thank you.
Vi giuro amici, purtroppo sarò molto ripetitivo in questo video, ma io sono letteralmente sconvolto dalla bellezza di tutto. Cioè, guardate qua, tutto perfettamente pulito, è incredibile. Capita veramente pochissime volte di trovare un abbandono del genere. Purtroppo abbiamo già verificato, hanno praticamente tolto tutto a parte il caffè qua, io non me l'aspettavo. Però vediamo anche qua, banalmente, ecco come potete vedere, hanno completamente svuotato ogni cosa. Mi sembra, Beppe, un abbandono abbastanza calcolato Sì, questo. Non mi sembra che l'hanno fatto no, così d'urgenza. assolutamente. Ma anche la TV girata così, Sì, immobili. anche perché poi non penso che chi sia entrato dopo abbia rubato tutto in maniera così sconsiderata, anche perché di devastazione ne vedo veramente pochissima. Beppe, che dici? Andiamo a vedere l'altro lato? Volentieri, ho visto già una zona mentre, perché Sì. sentivo Ok. dei rumori. Praticamente siamo proprio attaccati alla strada. C'erano delle signore che chiacchieravano. Sì, quindi ogni praticamente rumore che parte dalla strada lo sentiamo Sai anche qual è il noi. problema? Che entra e Certo, rimbomba, quindi se il certo. rumore è là, tu lo senti di là. Sì. Sono curioso di vedere questa zona Ok, adesso. amici, questa zona qua è quella che abbiamo indicato prima con le sedie, quindi Io la questa te la curiosità. farei fare a te, Sì. la carrellata qua, Dici di perché... arrivare fino in fondo e vedere che cosa c'è. A parte che vedo un busto, Beppe, adesso lo sto notando. Lo vedi il... Beppe, Porca, che ansia, sì. andiamo, dai. Vediamo cosa succede. Io non guardo neanche Guarda a queste destra. stanze. Vado dritto. Vado dritto perché voglio vedere qui dentro che cosa troviamo. Mamma mia, ragazzi. Ho Dio, Matt, io ho un'agitazione. buttato l'occhio sulle stanze comunque. Madonna. Mio Dio, Beppe. Mio Dio, mi tremano le gambe, ti giuro. Mi stanno tremando le gambe. Guarda lì che cosa c'è. Guarda lì che cosa c'è. Guarda lì che cosa c'è. Scusami. Madonna. Ma che cos'è questa casa? Ma che cos'è? Che non ha senso sto posto. Madonna.